Sono Lam Duong, sono nato in Vietnam e sono un ex studente del professore Claudio Gobbet. Ciao! Sono padre Luca Bolelli, sono missionario del PIME e sono stato missionario in Cambogia a 12 anni, quindi oggi non potevo mancare al Capodanno cambogiano. Mi chiamo Sarom, ex presidente di questa comunità. Adesso sono consigliere di questa comunità. Oggi siamo qui con la monaci per fare festa di Capodanno di Cambogiano. Quest'anno di anno di coniglio 2564, di anno calendario di Buddha. Siamo a San Cassiano di Piubega e siamo qui al Tempio Khmer, sede dell'Associazione Buddismo Cambogiano qua in Italia. Io sono Luca Chan, e sono l'attuale presidente dell'associazione e vi do il benvenuto alla nostra festa di Capodanno. Qua siamo invece alla vendita dei classici rosticini, possiamo chiamarli così. Sono degli spiedini di carne di manzo preparati dall'associazione per venderli un po' a chi magari viene da lontano e non ha il tempo di preparare la roba a casa. Allora noi diamo la possibilità di comprare questi, dopo sempre questi soldi qua vengono raccolti e dati in offerta all'associazione al tempio. Poi siamo in un'altra bancarella thailandese. Questo qua è riso che viene mangiato insieme ai vari prodotti. Qui abbiamo la carne con finocchio, e qua c'è il manzo, c'è il maiale, questi noodle sempre a base di riso e cose. Poi qua abbiamo un'altra collega sempre thailandese che fa anche qua una sorta di ramen. Qua abbiamo alcuni manufatti fatti da un nostro signore cambogiano che è venuto dalla Cambogia qualche anno fa, intanto per far vedere alla nuova generazione insomma com'era all'epoca lavorare il terreno là in Cambogia. È un aratro. Allora, queste sono per i pesci, è quello che quando si mette nel fosso e così i pesci entrano. Questo il setaccio per le risaie, questo è una sorta di, chiamiamolo rastrello, questo è quello dove si mettevano i pesci, invece questo è quello per la raccolta del siero, del succo di palma. Questo qua rappresenta, possiamo paragonarlo a quello cristiano, al professionale, ecco. È una montagna, viene chiamato montagna di sabbia, e dove si viene a pregare e vengono praticamente detti i peccati, si chiede il perdono per i peccati commessi. Questa rappresenta il viso del Buddha. La classica quattro visi sta a rappresentare che lui possa vedere i quattro punti cardinali, perché in questo modo lui può vedere tutto intorno a 360 gradi. Un piccolo altare dove i fedeli possono pregare e vengono qua messe le parti di donazione del cibo per darle ai nostri antenati che ci guardano su dal cielo. Qua siamo all'interno della casa del monaco, dove c'è l'altare con la statua di Buddha. Qua è la zona dove praticamente il monaco viene a pregare e viene a studiare le antiche scritture. Quello che invece troviamo nella sala grande di là è principalmente usato per i fedeli quando si fanno le feste religiose.
Il rito è cominciato con la donazione del cibo ai monaci. Se poi ci spostiamo all'interno possiamo vedere che cominciano le ore di preghiera per farsi per dare un buon augurio da parte di tutti i fedeli e anche verso i nostri antenati che ci guardano da sopra. Quest'anno è l'anno del coniglio. Adesso c'è una processione, faremo dei giri intorno a quello che è l'alza bandiera. Una volta finito questi giri qua, entreremo nella pagoda principale dove daremo in dono alla figlia che quest'anno rappresenterà il segno del coniglio il benvenuto, perché lei ci controlli per conto di suo padre e che porti buona fortuna quest'anno qua. Un saluto a tutti, grazie, la giornata si conclude qua. Siamo a San Cassiano di Piubega, in provincia di Mantova, al tempio buddista. Grazie a tutti, saluti. Cimbrelia.